L'Ace Proveleto perde la seconda partita interna stagionale, la terza consecutiva e la quarta in campionato. L'avversario di turno è il temibile Castelfranco Emilia, apparso come ogni anno duro e concreto. La partenza è buona per i padroni di casa, che sulle ali di Bomber Avanzini, finalmente ritrovato, scappa subito. Purtroppo i dubbi falli di Miccoli e un ritorno di fiamma di Castelfranco spengono subito le velleità piacentine, che vanno sotto nel punteggio e sono obbligati a rincorrere. Il primo quarto si chiude 20-23 per i modellesi. Il secondo quarto è quasi tutto di marca gialloblu, che prima agguantano gli ospiti e poi tentano l'allungo con un ispirato Luca Lombardi, autore prima di un bell'assist per Gorreri e poi di un'entrata acrobatica. Avanzini continua a rimanere un rebus irrisolvibile per la difesa biancoverde e Gorreri va ancora a segno. Il parziale è fatto, ma all'uscita dal timeout i ragazzi di coach Messori rispondono con una tripla prima e un gancione di Lelli da centro area dopo. Ora è coach Boni obbligato a chiamare timeout e all'intervallo lungo si va sui 42-39. Al ritorno in campo i modenesi, in maglia verde, si rendono protagonisti di una lenta ma inesorabile rimonta nel parziale, fino ad impattare dalla lunetta sul 51 pari. La gara si decide nell'ultimo quarto, dove succede veramente di tutto. Castello spinge forte sull'acceleratore e con un gioco quadrato segna 4 punti in un amen, andando pericolosamente in vantaggio. Il quinto fallo di Miccoli toglie dalla partita il lungo dell'Ace, massacrato dagli arbitri. La partita vive ora di continue fiammate, con Del Papa che strappa un importante rimbalzo offensivo e mette 2 punti, e Canali che risponde con un arresto e tiro. Proveleto, passata a zona, viene punita dalle sue disattenzioni, ma ancora Canali tiene a galla la sua squadra con una tripla. Castello continua a macinare gioco e sembra scappare, ma una tripla in confusione di Zamboni riporta l'Acef sul meno 2. Sul 66-68 Castelfranco va in lunetta e le luci si spengono. Alla riaccensione Avanzini illude Roveleto riportandola con una tripla sul meno 2. Ma al finale premia gli ospiti meritatamente.